Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come state? Grazie, anche a te, buon lavoro. Adesso mi vesto subito, mi metto uguale a come ero vestita ieri, che devo anche finire il vlog di ieri, almeno rimango vestito uguale, e poi comunque sono anche puliti, quindi top, mi vesto subito. Brutta, tutta. Allora, cosa ho preparato per Sele? Uguale a ieri pure lei, perché io non lo so se ieri è andata veramente all'asilo, se aveva mangiato veramente all'asilo, perché è tornata più pulita di come l'ho mandata. Vabbè, all'asilo vado a prenderla sempre pulita, cioè o li legano con le sedie o non lo so. Comunque, felpa così, e la felpa gliela metto pulita perché quella effettivamente era sporca di cioccolato, ma l'ha sporcata a casa. Body, guardate, cioè è perfettamente pulito. E pantaloni via tutte grigi così, come calze li metto queste qua normali, poi li metto l'antiscivolo come sempre. Lei ancora dorme? Sono le 8:20 e ancora dorme. Di solito si sveglia alle 6:30 col papà. Lo so, è stanca. Quindi adesso mi vado a fare un caffè, così mi sveglio per bene. E poi dopo vado a svegliarla, per forza. Buongiorno. Ma ti sei svegliata? Ai, buongiorno. Che belli. Ciao ciao Sele, ciao ciao. Il latte ci ha preparato il papi. Sì, il lattuccio, lo vuoi? Andiamo a vestirci. Sì. C'ha il ditino, il pollice del piede destro, che è tutto... Si sta spellacchiando tutto intorno all'unghia e l'unghia sembra essere tipo sollevata. Non ve lo faccio vedere, magari c'è qualcuno tra di voi che si impressiona, quindi evito. Però ieri ho fatto 1000 corse, vi giuro. Meno male avevo la macchina, perché ieri non sono stata ferma un attimo. E sono andata dalla pediatra, la quale mi ha prescritto la Canesten. Quindi corro in farmacia con lei, sono andata a prendere la Canesten, adesso per una settimana gliela devo mettere sia sull'unghia che tutto intorno, che si sta praticamente spellando, sta squamando, non saprei come dire. Ta, buttalo per favore. E non ve l'ho detto, però, perché non era ancora sicuro. Però 4 giorni fa ci è arrivata una mail e quindi basta, confermato. La settimana prossima apre l'asilo nuovo perché stavano facendo dei lavori. Quindi l'hanno trasferito da quest'altra parte spaesata temporaneamente. Che bello! E l'asilo, quello definitivo, a parte che è completamente nuovo, cioè completamente ristrutturato, tutto nuovo, nuovo, nuovo di pacca. E a parte quello è sotto casa. Ah! Cioè 2 minuti! 2 minuti a piedi e la porto all'asilo. Che bello! Non vedevo l'ora di questa cosa. Ok, ingresso fatto, top, e 30 ero dentro, e 32 che sono adesso, già uscita. Tempo di togliere il giubbotto, mettergli la borraccia nel suo cosino dove glielo devo mettere, posto.
oggi come ieri c'ho un po' di cose da fare. Parlando, ho già chiamato la pasticceria perché domani festeggeremo il mio compleanno che è stato il 12 e il compleanno di mio zio che è oggi. E lo festeggiamo domani insieme. Quindi verrà mio fratello, la Jenny, i bimbi, mia cugina con il compagno e i bambini, mia mamma, appunto mio zio con mia zia e festeggeremo appunto i compleanni, quindi ho dovuto ordinare la torta e poi devo chiamare il veterinario, però visto che apre alle 9:30 mi sono messa la sveglia perché sennò mi dimentico. Devo chiamare il veterinario perché mi ha aiutato, dovevano fare assolutamente la vaccinazione, quella annuale, dovevano farla a dicembre, infatti non siamo coperti, però vabbè, prendo appuntamento e la facciamo. Poi devo finire di sistemare la cucina, ma poi l'avete già visto il video, quindi sarà già uscito, sarà già stato fatto, però io ancora lo devo fare. Poi vabbè, devo preparare il pranzo perché arriva Teo, mangiamo e poi lì mi tengo io la macchina. Mi tengo io la macchina, quindi devo portare Teo al lavoro e torno su. Così dopo Serena vado a prendere in macchina perché ho visto che la mattina ancora si può fare. Ma il pomeriggio col fatto che va via anche la luce si gela. E poi devo fare il ragù per domani, che faccio una pasta pasticciata, quindi devo preparare il ragù oggi. Dobbiamo andare a fare la spesina, giusto giusto le cose che mancano per domani, tipo cose per l'aperitivo, tarallini, olive, queste cose così. Quindi adesso faccio la mia bella colazione e vado a finire di pulire la cucina. Il vlog si ferma un attimo qua per il video che ho iniziato ieri. Allora, prima di fare qualunque cosa, devo scongelare assolutamente la carne trita. Allora, c'ho questa metà e anche questa qua, che l'avevo presa per fare le verdure ripiene. L'avevo scritto così. Però vabbè, devo fare il ragù e quindi prossima volta la ricompro. Metto qua così si scongela. Col fatto che stavo registrando per l'altro video, mi sono dimenticata che stavo registrando anche oggi. Comunque, niente, ho preparato il farro al pomodoro. Qua c'è Uccio che è tornato per la pausa pranzo, sta divorando il piatto, ha già acceso il camino e io finalmente ho finito. Dobbiamo ancora smontarla. Però ho finito, ho anche lavato il pavimento. Sto facendo anche questo hamburgerino qua, che sarebbe questo qui, di semi di zucca e lino. Ciao a tutti, sto tornando al lavoro, è già finita la pausa. Fatto lavorare. Non si smette mai di lavorare qua. Scusate che siete completamente storti. Aspetta, rotezza. Scusate. Ma il nostro supporto in macchina è questo. Si è rotto, cosa è successo? È un guarda. È sempre Devo stato. alzare il collo qua. E niente, raga. Ci vediamo dopo. A dopo, ciao! Ho appena lasciato Teo a lavoro. E adesso noi torniamo a casa. Siete completamente storti, ma io non so come fare. Dovrei comprare un supporto nuovo. Solo che mi dà fastidio perché non capisco come si attaccano. Cioè, in realtà questo qua secondo me era buono. E io ho buttato via un pezzo. A caso perché pensavo non servisse, e invece secondo me era proprio il pezzo che lo teneva fermo, lo fissava. Però dai, così di quadratura ci sta. E buona. Comunque niente, veramente sono 2 minuti di macchina, cioè fa ridere quasi il pensiero. Mamma mia, quanto volevo questa cosa, non avete idea quanto volevo che Teo lavorasse vicino. Così, tranquillo, fra la strada è tutta tua. Madonna, adesso devo andare a casa e devo finire di aspirare tutta la sala e devo fare
Devo fare, devo ritirare i panni, così almeno mi libero lo stendino che domani, che domani c'è gente, i bambini soprattutto, che corrono, almeno faccio spazio. Siamo già arrivati. Amici, allora qua ho messo sulla cena, lo so, è bruttissima da vedere così, ma è la vellutata di zucca, carota e cipolla. È spaziale. Ho chiamato il veterinario, ho preso l'appuntamento per il 25 alle 18. Quindi faranno il vaccino. Ok, adesso mi riposo un attimo perché sono stanchissima. Madonna, non mi fermo da giorni. Sono le 2:30. Tra esattamente un'ora devo essere all'asilo. E oggi oltretutto dobbiamo portare via tutto. Cioè tutte le lenzuola, le coperte, al di là che è venerdì e venerdì porto sempre a casa la roba, però devo portare cose in più, tipo anche tutti i cambi che avevo portato il primo giorno, perché appunto da lunedì saranno nell'asilo nuovo. Prima di uscire sicuramente devo ritirare la roba e basta. Ok amici, stavo finendo di convertire un pezzettino di video e sono le 15:29 proprio adesso, sono arrivata fuori dall'asilo. Però prima devo buttare qua nel cassonetto giallo dei vestiti che non utilizza più Sele. E poi dopo andiamo a prendere le pulce! Che vento! Freddissimo! Gelido! Poi ciao ciao a questo asilo! Ciao ciao! Che bello, non ci rivediamo più. Da lunedì andiamo nel prossimo. Sto mangiando il cioccolatino. Ciao ciao asilo, ciao ciao. Eccoci a casa, ma c'è per caso una pulcina che ha mangiato la cioccolata? È buono quello. Ma è chiuso, Sele. Te lo apro? Sì, lo apro? Ok. È buono? Chi è che c'ha qua? La mucca? Come fa? Come fa questa mucca qua? Come fa? Boh. Io ti amo. Adesso ho da sistemare queste cose che sono quelle dell'asilo. E qua dentro non mi ricordo neanche che cosa che c'era. Dei completi, delle cose di ricambio. E questa invece è le lenzuola. E niente, adesso tocca a lui. L'ho rimandato molto, però è arrivato il momento di liberare questo stendino. Mi dai una mano alla mamma a sistemare tutto? Sì? Inizi dalle calze di Sula? Hai fatto la cacca? Dove vai? Dove vai? È lì la cacca, sì. Andiamo a cambiarla? Allora, bidet fatto. Adesso, già che ci siamo, facciamo anche un po' di lavaggi. Bravissima. Ok, a tutto. Mai vestita così veloce. Comunque ho messo questa magliettina qua con il pantalone questo caldissimo della tuta e sopra gli metto il completo della felpa. Ciao! Ti amo. Pa. Ti amo. Ok, allora la zuppa è pronta, quindi ho spento. Ho già apparecchiato anche la tavola, così quando torniamo è già tutto pronto praticamente. Devo solo frullare e si mangia. Le scarpe. Ho portato qua i giubbotti e le doppie calze per Selena, perché Selena non può mettere le scarpe con quel problema che ha. E ci siamo e partiamo. Con tutta la fortuna che ho, è venuto anche a piovere.
Mamma mia, che gioia. Scusate l'aria. Comunque c'è un bel po' di nevischio, eh. Sai che ci siamo con la neve, forse, forse. Tutto opacizzato. Faccia sparaflesciata, ma un fastidio. Matteuccio ritirato! A fare la spesa! Sei impossessato del suo trono! Vai. Prendiamo il carrellino. Spesa fatta, Madonna, abbiamo riempito il carrello, ogni volta diciamo qualcosina e poi prendiamo il mondo. Sei pronta? Ho già sistemato la spesa perché non ho intenzione di farvi uno svuoto alla spesa. Inizio ad essere stanca, quindi balbetto. Chi mi conosce lo sa. Vi faccio vedere cosa abbiamo preso alla veloce. 6 bottigliette di acqua frizzante, 3 di latte, 1, 2, terzo l'abbiamo messo lì, crudini per domani fare l'aperitivo, per fare la pasta pasticciata abbiamo preso la provola dolce, 4 buste, formaggio grana. Questo qua io ci vado pazza da mangiare così, è il pizzoccherino, serve per fare i pizzoccheri, ma io lo amo anche così, è veramente buono. 2 di salame, sempre per la pasta pasticciata, e il prosciutto così da fare a cubetti, le banane, le zucchine, un bel po' di mele, di mandarini e di arance. Poi abbiamo comprato adesso i finocchi e anche i pomodori. La coca, il tè per i bambini, 2 alla pesca e 2 al limone. Di qua basta. Pisellini surgelati per fare il ragù con i piselli. Altra trita perché avevo paura che non bastasse. Poi abbiamo preso una bella busta grande di grana, tipo già grattugiato. Le olive, sia verdi che nere, un sacco di besciamella. Abbiamo preso le chiacchiere per il Matteuccio, i taralli sempre per l'aperitivo e le arachidi. Patatine, abbiamo preso queste così e queste qua che mi sa che si sono schiacciate tutte completamente. E le teglie e l'acqua, anche l'acqua naturale. Mamma mia, mi sa che era proprio buona questa pappa qui che ha fatto la mamma. Sai cosa si vuole far fare papà? Era buona? Sì. No, non si picchia al tavolo. Ti mangio. C'è un nasino arancione. Ti mangio. Ti mangio tutta. Il papà, no, matta. Facciamogli uno scherzo. Basta. Oh, magnifico.
Questa sera ce la fa la foto. Anche devo partire io, faccia. Ma è un video, Io aspettavo il più flash. Io aspettavo il più flash. Quel sabato lì che abbiamo festeggiato il compleanno è stato veramente una giornata assurda, assurda, perché il 12 ho fatto gli anni io, il 19 li ha fatti mio zio, ma il 18 li aveva fatti mia suocera. Praticamente io non avevo festeggiato con il mio compleanno con i miei suoceri, né tantomeno con mia mamma, perché se vi ricordate erano venuti mio fratello e mia cognata con i bambini a sorpresa. Quindi con mia mamma e con loro appunto mancava. Con mio zio già è successo anche altri anni che abbiamo festeggiato insieme il compleanno, poi col fatto che lui vive in Portogallo, quando viene in Italia troviamo il modo insomma di vederci, e con la scusa del compleanno ci siamo visti e abbiamo festeggiato. Però con mia suocera, comunque con i miei suoceri abbiamo un bellissimo rapporto, quindi lei ci aveva detto che preferiva fare una cosa tipo di sabato, ma che avrebbe adattato anche alla domenica se per noi era un problema. Io e Matteo siamo due matti, non è che abbiamo pensato se lei è piccolina già passerà tutta la giornata in mezzo ai bambini con comunque tante persone, arriverà stanca. No, noi queste cose non le pensiamo. Sì, va bene, che abbiamo detto veniamo, festeggiamo anche con voi la sera. Quindi di giorno abbiamo avuto la festa con, diciamo, i parenti dalla parte mia, e la sera con loro. Poi vabbè, noi abitiamo lontano, lo sapete, quindi sono 40 minuti di strada ad arrivare dai miei suoceri. Un disastro. Quindi dovremmo aver già imparato queste cose. Però noi siamo così, noi siamo due matti, noi la vita la prendiamo proprio così, come viene. Così vi volevo chiudere il video di oggi, in modo tale che... questo sarà l'ultimo vlog che faccio con questo telefono. Dal prossimo utilizzerò il mio iPhone 14. Credo che noterete anche voi una grande differenza di qualità. Speriamo, almeno incrociamo le dita, perché con tutti i soldi che ci è costato, come minimo un po' di qualità deve esserci in più. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, che sia stato di compagnia e di intrattenimento. Se vi fa piacere, vi invito ad iscrivervi al mio canale per entrare a far parte della nostra piccola community. Vi lascio un bacio e ci vediamo in un prossimo video.